Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark. E noi siamo in groppa al nostro megalocero gigantesco perché dobbiamo spostare l'intero gregge. Quindi ora mi seguiranno tutte le donzelle, guardate come saltano le donzelle di megalocero. Ciao donzelle di megalocero, mamma mia, che agilità. Ce le spostiamo laggiù in fondo, le lasciamo abbrucare tranquillamente, perché al posto del recinto dove ci sono i megaloceri adesso ci andiamo a costruire una zona un pochino più chiusa e riparata per far schiudere le nostre ovette e far nascere altre bestiuole. Nelle ultime settimane purtroppo non sono stata per nulla bene, anzi ho avuto la febbre tanto alta, aiuto. Abbiamo passato un po' di giornate a costruire mura, guardate quante mura. Ora vi faccio vedere un attimo, guarda, qua ci siamo piazzati anche le nostre piante X, che non si sa mai, anche da sto lato devono ancora fiorire e sbocciare. Però vabbè, guardate il lavorone, cioè voglio farvi notare il lavorone. Io mi farei un applauso, cioè Jack, facciamoci un applauso perché ce lo meritiamo tutto, ma proprio tutto. Cioè guarda, cioè io e te da soli a spaccare pietre, a raccogliere legna, a raccogliere fibra per far sta roba. No, in realtà non mi ricordo se serviva la fibra, però qui ci siamo piazzati ancora un po' di piante X e anche qua devono ancora sbocciare e crescere, ma non appena lo faranno so che saranno letali, fameliche e ci proteggeranno da bestie. Qua c'è gente morta, oddio, vedo la gente morta, mi sto sentendo male, vedo gente morta. Questo è uno Yutyrannus morto, oddio, vicino a un rino morto. Cioè, vi siete uccisi a vicenda davvero? Ma è possibile questa cosa? Vi siete davvero ammazzati a vicenda? Cos'è successo? Che cosa brutta, mamma mia. Vabbè, io ne approfitto, raccolgo un po' di carne, un po' di pelliccia, un po' di cheratina, che schifo, non ce fa. Come potete intuire dal passo leggiadro che sentiamo alle nostre spalle, ci sta inseguendo un carno. Beh, ovviamente c'era uno Yutyrannus, ma noi qua abbiamo fatto altre mura, sì, altre mura, tante mura. Praticamente abbiamo costruito mura come se non ci fosse un domani, come se fosse la nostra unica ragione di vita. E adesso facciamo anche fuori il carno perché non ho voglia che mi butti giù le mura, le mie adorate mura, che mi sono costruita con così tanto amore e tanta pazienza. Ok, perfetto, e ho andato giù e buttiamo giù anche alberi così perché ci andava, ecco, così perché... Ah, ci sono altri carno là. Vabbè, ma quelli sono là tranquilli, non ci rompono le scatole. E niente, guardate la muraglia cinese che ci siamo costruiti anche qua sopra. Ma non per altro, avevo semplicemente tanta paura che le bestie mi finissero giù di sotto, cioè tipo Yutyrannus, lupi, carno. E in realtà non so cosa farci in questa zona sopraelevata e quindi, boh, per ora la teniamo così recintata, poi mi inventerò qualcosa e boh. Ok, allora direi che possiamo iniziare a distruggere il superfluo e manteniamo magari le basi, la struttura principale per costruire la nostra nursery. E niente, qua ci zacco adesso un bel momento velocizzato di costruzione, ecco. Ok, ultimo tetto e la nursery direi che è pronta. Non è male, non è per niente male. Vi dirò, non mi dispiace manco per niente. Ora dobbiamo mettere giusto due rifiniture, aggiustare qualcosa, come ad esempio tipo la porta. Sì, perché la porta così ovviamente non ci serve una cippa. Dovevo metterci la porta doppia, ma io mai che me lo ricordo, me lo dimentico sempre. E quindi niente, ora ci andiamo a costruire la porta doppia. Dov'è la porta? Dov'è? Eccole qua. Ok, perfetto, riusciamo a costruirci tutto. Sì, la struttura e anche le porte. E dannazione, mi devo andare a recuperare da qualche parte metallo e cristalli che vabbè dovrei avere nel fabbricatore.
Ah, cavolo, non avevo sbloccato l'engram. O meglio, io l'avevo sbloccato l'engram per la finestra di vetro. Però non so se è successo anche a voi, ma dopo l'aggiornamento di Pasqua a me ha cancellato tutti gli engram. Cioè, o meglio, cioè, tutte le cose che mi ero sbloccata me le ha cancellate. E quindi, vabbè. Comunque, adesso ci prendiamo ancora un po' di simmetallo, ancora un po' di cristallo. Per fortuna ci abbiamo un po' di roba sparsa in giro. E ci costruiamo un po' di finestre. Che in effetti mi sa che non l'ho mai fatte le finestre in vetro. Le avevo sbloccate probabilmente, ma non le avevo effettivamente mai fatte. E questa mi sembra un'ottima occasione per testarle. Così, già che dobbiamo fare le cose fatte bene, facciamole con le finestre in vetro, no? Ok, allora la porticina, mettiamo la doppia porticina. Ok, perfetto, che bello. Ah, questo rumore ogni volta che apri le cose in vetro. Che piacere, che piacere. E vediamo di mettere le finestre. Ne ho fatte solo poche, cioè ne ho fatte solo poche. Ne ho fatte poche finestre perché non avevo voglia di andare a raccogliere altro metallo, altra roba che mi manca. No, qua però non mi piace, aspetta. Aspetta, no, non demolire, prendila. Ok, la mettiamo mi sa tipo qua al centro e qua ai lati per non lasciare i buchi, le finestre, cioè le finestre senza la chiusura. Ci piazziamo le pareti direttamente. Ok, sì, perfetto, tanto non ci servono a niente. Oh, ma guarda che belline. Ma com'è bello, così qua apri e vedi la roccia. Che bello, che bella vista, che bella vista. Ok, allora qua ci mettiamo le scalette per avere un più facile accesso a questa zona sopraelevata. Così qua metteremo poi le nostre bestie. Mi piazziamo anche un po' di ringhierine. Faremo uscire le nostre bestie una volta che saranno schiuse le uova. Così dentro si schiudono, però poi le facciamo uscire, così non rimangono incastrate tra le mura della nursery. E io mi sa che ho finito le ringhiere, è vero? Vabbè, ascolta, ma per ora mi sa che lo lascio così, non ho voglia di farne altre. Sì, dai, mi sa che lo lasciamo così, mi piace abbastanza, mi piace abbastanza tanto. Ok, sì, dai, è carina, questo col terrazzino dove mettere le bestie all'aperto, sì, mi piace, mi piace. E visto che a sto giro vogliamo fare le cose fighe fatte bene, ma soprattutto... Ah, fabbricatore, che rumore brutto che fai. Visto che siamo vicino alle montagne nevate, quindi c'è un freddo incredibile, ho deciso di costruire il generatore di corrente e poi ci metteremo dei condizionatori, o come cavolo si chiamano, non mi ricordo come si chiamano, comunque quei cosi che regolano la temperatura, che in teoria dovrebbero favorire la schiusa delle uova senza troppe rotture di scatole. Posso osare sperare che sarà così? Non lo so, noi ci proviamo, vediamo come va, vediamo come va. Ok, allora direi che il nostro generatore di corrente ce lo piazziamo qui. Io lo chiamo generatore di corrente, non so se si chiama davvero così, però vabbè, questo generatore è un generatore alla fine. Lo piazziamo a chi? Vediamo subito fuori. Ok, perfetto, così non devo metterci troppi cavi. Wow, come siamo tecnologici, Jack, come siamo tecnologici oggi. Ok, sono andata a recuperarmi i cavetti e mi rendo conto che qua c'è uno spazio immane tra la nursery e la mangiatoia. Dovrò poi spostarla, presumo. Vabbè, per ora se ne sta lì che non ho voglia. E allora, piazziamo un cavo qua, così? No, aspetta. Sì, così, per forza, me lo fa piazzare qua per forza. Ok, benissimo. E adesso dovremmo riuscire a mettere all'interno... Aspetta, fammi vedere, devo piazzarci prima questo, vero? Sì, mi sa di sì, però lo metto dopo. Prima voglio piazzare... No, non riesco a risalire da qua, ma porca miseria! Vabbè, ci siamo fatti le scalette anche qua a lato, così, tanto per essere più carini. E allora ci piazziamo prima i nostri condizionatori, perché non so come altro chiamarli, mi sa che si chiamano proprio condizionatori, ora non ho letto, ma vabbè. Allora, ne piazziamo uno qui. E aspetta, nell'angolino vorrei metterlo un pochino a filo. Attento, oh, orso, orso, però ti sto schiacciando. Orso, vabbè, non penso gliene freghi niente all'orsetto, visto che è praticamente impalpabile, non gliene frega niente di nulla. Ok, adesso io da qua riesco a piazzare quello, sì, aspetta, ok. E ci parte il cavo da solo, ok, perfetto. Ok, perfetto, benissimo, ci piace tanto. Vediamo di piazzare anche l'altro. Ne mettiamo un altro qua. Io spero che due bastino, almeno per ora. Io per ora ne piazzo due, poi semmai ne facciamo altri. Ok, perfettissimissimo. E anche l'altro cavo si è collegato da solo. Ok, ok, dai, ci piace. Adesso non ci resta che attivare tutto il marchingegno, giusto? Perché non mi fa accedere all'inventario, tizio? Posso accedere all'inventario? Grazie, ok. Ci mettiamo il nostro gasolio, la nostra benzina. E tatan, anche questo fa un casino un pochino fastidioso, ma vabbè, non importa, tanto lo teniamo acceso giusto il tempo. Ah, sì, funziona tutto, perfetto. Lo teniamo acceso giusto il tempo per far schiudere le uova. Poi ovviamente lo voglio spegnere, perché non ho voglia di avere tutto il tempo sto suono di sottofondo. Allora, come prima cosa direi che piazziamo il nostro ovetto, o meglio il nostro ovone di Quetzal, che sta aspettando un'eternità da dischiudersi. Da un'eternità, sì, sta anche qua, okay, in incubazione, perfetto. Temperatura perfettissima. E adesso vediamo di andare a prendere tutte le altre bestie, ce le avviciniamo alla nursery e le facciamo accoppiare, così poi facciamo schiudere tanti piccoli ovetti bellissimi e pucciosi. Che bello, che bello. Ok, allora un po' di bestie le abbiamo piazzate, abbiamo
gli Ankylo, gli Argentavis e i nostri Yuyo e Yuya. Ok, perfetto, direi che possiamo partire con gli accoppiamenti in simultanea, perché a noi ormai piace così, non abbiamo voglia di perdere tempo e ci piace fare queste cose. è brutto, tanto brutto da fare e da dire, però gli accoppiamenti di gruppo, in cricca, praticamente è un'orgia. Cosa brutta. Ma io le posso dire queste cose su YouTube? Mi sa che non le posso dire. Vabbè, non importa. Comunque, io vedo tanto amore nell'aria. Dai, alla fine si tratta di amore. Non è niente di brutto. È tutto amore. Ok, dai, vi accoppiate anche voi. Dov'è? Ah, qua, ok. Non trovavo l'opzione. Poi mi devo assolutamente ricordare di togliergli la modalità accoppiamento. Oh, quanti cuoricini, che bello. Ok, Yuyo e Yuya si stanno accoppiando. Aspetta che ho visto un movimento di Jo. Jo, cosa hai fatto? Hai fatto cacca o hai fatto l'uovo? Fammi vedere. Aspetta, vedo roba luminosa. Vedo cacca, ok, hai fatto sia una cacca che un uovo. Perfetto, ottimo. Insieme, mi sembra giusto. Ragazzi, voi qua come siete? Ho vetto anche loro. Aspetta che lo raccolgo. No, Metallara, però non mi spingere via con la coda. Metallara, fammi prendere l'uovo, porca miseria. Mi spinge via con la coda, lei. E altro vetto. No, vabbè, tutti insieme. No, ragazzi, siete super sincronizzati, fantastico. Ok, aspetta, c'è un'aquila. Sta venendo di qua? No, sta andando per di là, ma vabbè, tanto c'ho le bestie, cioè c'ho le piante X che dovrebbero difenderci alla grande. Allora, prima di tutto togliamo la modalità accoppiamento, subito, perché non ho più voglia di trovare brutte sorprese, ragazzi, non voglio più trovarmi l'ovetto sorpresa così all'improvviso, magari quando andiamo a farci qualche gita fuori porta, e poi torniamo e abbiamo altri cuccioli, altri ovetti da far schiudere, altri cuccioli a cui badare, no grazie. Ok, vediamo di piazzare gli altri ovetti insieme a quello del Quetzal, vediamo un pochino cos'è questo, quello dell'Ankylo. Ma come è troppo freddo? Ma ci sono i condizionatori, ma non è giusto. Ma allora che cacchio servono? Aspetta, fammi vedere. Vediamo almeno quello dell'Argentavis. Troppo freddo. No, vabbè. Ma una presa in giro. Ma allora che servono sti condizionatori? Ne servono una mazza, ma dai. Ma uffa. E quindi? Ma devo tipo attivare qualcosa? Cioè un regolatore di temperatura? No, non ci sono opzioni. Non mi fa fare niente. Praticamente non servita una mazza. Ma che sfiga, uffa. Va bene, ok. Allora, visto che i condizionatori non fanno il loro lavoro, nonostante noi li abbiamo costruiti con tanto amore e tanta cura, e come tra l'altro comunque mi immaginavo, ci dobbiamo mettere alla fine dei fuochi. Io lo sapevo che l'avremmo dovuta finire in questo modo. Figurati se andava secondo i piani. Ok, la temperatura della stanza dovrebbe essere salita abbastanza e adesso non dovremmo avere problemi. No, io Tyrannus non gli va bene manco coi tre fuochi accesi. Ma porca miseria, sei sul fuoco, come fai ad avere freddo? Cioè sei sopra un fuoco. Vabbè, io non ho parole. Non me ne fa neanche costruire un altro. Uffa, gioco, non impallarti così, grazie. Va bene, dopo me ne costruisco un altro. Nel frattempo vediamo se agli altri due i tre fuochi bastano, ti prego. Sì, ok, in incubazione uno. Vediamo quello dell'Ankylo. No, non mangiartelo, Jack. Non mangiare, stavo per mangiarmi l'ovetto di Yuya. No, troppo freddo, ma perché troppo freddo? Ma ci sono tre fuochi, Cribbio. Perché troppo freddo? Non è giusto. Non è assolutamente giusto. Ok, adesso ci sono 5 fuochi accesi. Qua tu stai bene? Sì, perfetto. L'ovetto di Argentavis sta bene. Vediamo adesso se va bene anche agli altri due ovetti. Ce la possiamo fare? Vediamo, ovetto di Yuya. No, ancora troppo freddo. Io non ho parole. Cioè, veramente sono scioccata da tutto ciò. Ci sono 5 fuochi, ci saranno 3000 gradi qua dentro. Ma l'ovetto di Yuya ha troppo freddo. Va bene, non importa. Ci penseremo dopo, adesso vediamo l'Ankylo. In incubazione, ok, dai, almeno 3 su 4 sono in incubazione, perfetto, mi accontento, sono già tanto contenta così. E già che ci siamo, io mi sono messa in accoppiamento anche i due Procoptocom, anche se uno è vestito da coniglio, io spero che non esca fuori una bestia strana da sta accoppiamento, Allora, nel frattempo che le ovette sono in incubazione, io volevo provare a costruire una cosa qui vicino all'acqua, vicino al fiume. Non so in realtà cosa ne verrà fuori, però vorrei fare tipo una zona dove poter piazzare i pinguini e in modo che siano appunto vicino all'acqua. No, qua non posso metterlo, va bene. I pinguini che vorrei andare a catturare non appena le ovette si sono schiuse. Quindi qua ci mettiamo questa struttura che poi mi vorrei dipingere tipo di azzurro per farlo sembrare ghiaccio. È una cavolata, assolutamente sì, è una gran cacchiata, ma non importa. Le scale le facciamo diventare delle rampe e una volta dipinte di azzurro io confido che sembreranno delle lastre di ghiaccio. Vabbè. Ok, allora fammi vedere dove...
Aspetta, no, no, io qua non ho... aspetta, fammi togliere un po' di roba intanto dall'inventario, c'ho troppe cose, troppe cose. Allora, il colore azzurro un po' ne abbiamo già pronto, ma dovrei averne altro da qualche parte, insieme al pennello, che qua non vedo. Intanto fammi pensare, sarà sopra? Sì, mi sa che è di sopra, aspetta. Fa vedere nel baule dei giochi. Sì, eccolo qua, ok, perfetto. C'è anche una lingua di Yutiranus che non c'entra niente, ma va bene, la lasciamo lì per ora. Ok, adesso ci divertiamo a dipingere tutta la nostra costruzione di azzurro ghiaccio. Non mi sembra che verrà azzurro ghiaccio questa impressione. No, infatti. È un colore indefinito, ma decisamente non è color ghiaccio. È tipo un verdino chiaro, verdino strano. Vabbè, uffa, che tristezza. Speravo venisse meglio, sinceramente. Ok, ultimo pezzo. Ci siamo? Sì, sì. Oddio, che schifezza che è venuto. Vabbè, non importa. Sinceramente speravo che l'effetto finale sarebbe stato un pochino diverso. Intanto le nostre ovette sono tutte in incubazione. Sì, perfetto, perfetto, benissimi, sì. Ah, volevo provare anche queste cose che mi sono comparse nell'inventario. Qualcosa legate tipo al compleanno di Jack? Sono dei vestiti invisibili? Ma che cavolo è? Ma perché? Cioè, è tipo un pannolone invisibile, non capisco. Ma che roba è? Sono un po' confusa. Io me li sono trovate nell'inventario come sono rientrata in partita. Non so da dove arrivi. Oh mio Dio! Oh mio Dio, c'è Jack nudo! No! No, 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 meno male che già il gioco lo sta già censurando. Ora capisco la descrizione dei vestiti. C'era tipo scritto ti fanno sentire al naturale, una cosa del genere. Per farti sentire più libero. No, Jack, scusa, togliamoli subito. Che cosa brutta. Ma cos'è sta cosa? Cioè, ma da dove arrivano? No, vabbè, io non ho parole. Ok, mancano pochissimissimi secondi e dovremo finalmente avere il nostro piccolo di Argentavis. Sì, picco, eccolo qui. Un pulcino. È un pulcino, no, che tenerezza. E saltella. No, vabbè, che amore. Dovete farmi disabilitare Wandering. Ma guarda che dolcezza che non è. Aspetta che si è schiuso anche l'ovetto di Anchilo. Aspetta. Ok, imprintato. Fammi spegnere i fuochi prima che qua si cuociono questi cucciolotti. Beh, senza che ci bruciamo noi. No, vabbè, ma è veramente un pulcino. Cioè, è minuscolo, è troppo tenero, è troppo tenero. Allora, aspetta che gli diamo un pappa a tutti e due. No, vabbè, l'Anchilo è troppo piccolo. Non riesco neanche a accedere all'inventario. Mi devo accucciare, ma porca miseria. Poi è tutto rosso. È tutto rosso, ma da chi ha preso? Nessuno dei genitori è rosso. Oddio, la nostra metallara deve dirci qualcosa. Forse non è l'altro il padre originale. Chi ha fecondato l'ovetto metallara? E ovviamente è scemo questo e non riesce a passare, si è incastrato tra i fuochi, così ce la fai? Ok, ce la facciamo. Eccoli qua, fermi, qua, fatevi vedere bene. Oddio, che tenerezza. No, vabbè, ma come sono minuscoli? Ma sono adorabili. No, vabbè, guardalo. No, oddio, che tenerezza. Un piccolo puntaspilli lui, praticamente. Oh, guardalo, mangiano, vabbè. Mi piace troppo far nascere i cucciolotti a me. Non so cos'è successo, ma il cucciolo di Argentavis si è bloccato a guardare i condizionatori. Si è piantato qui, cioè, ma perché? Cosa sta fissando? Si starà prendendo l'aria calda o fredda che esce da lì? Boh, vabbè, non lo so. Ah, vabbè, allora, vediamo di riaccendere e cerchiamo di far schiudere anche l'uovetto di Yuya. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare? No! Ma perché è ancora freddo? Ma non è possibile! Ma non è giusto! Tutto questo non è giusto!